Gli storici Isola, abbiamo noi aperto questa vertenza di disoccupazione e noi primi siamo diventati gli ultimi, cioè ci hanno truffati, rubati il nostro posto di lavoro e noi chiediamo all'istituzione di rivendicare il nostro diritto. Siamo qua da più di 20 anni. E abbiamo iniziato nel 2005 con l'orientamento, fino al 2010 con vari attestati di formazione. Un libretto formativo, è un percorso insomma finanziato dalla Regione Campania. Ci è stato fatto fare un percorso formativo e siamo anche nella lista Isola, perché siamo Isola 1-2, siamo i primi insieme che hanno iniziato a fare questo percorso, durante il quale è stata fatta una rimodulazione da Isola. Assunto il nome, l'acronimo di BROS, Budget per Reinserimento Occupazionale e Sociale, è stata una subordinazione, in cui ci sono anche gli indultati, che era poi d'altra parte una vertenza che si doveva occupare il Ministero insomma, di Grazia e Giustizia. Poi l'allora assessore al lavoro Gabriele insomma, fece questa clausola sociale e questa rimodulazione, e per cui insomma io ho partecipato e al primo bando di concorso per la manutenzione stradale nei capoluoghi di provincia e non sono stato convocato, cioè, nonostante insomma che abbia fatto insomma allora insomma la domanda nei termini di temporali diciamo che loro avevano detto. E purtroppo adesso questi altri percorsi di altre ditte abbiamo presentato la domanda e non siamo stati convocati. Siete disponibili anche a svolgere mansioni di giardinaggio come sta avvenendo per la platea Brosso? Sì, tutto, sì, siamo disponibili a fare tutto. L'importante è che andiamo a lavorare, la regione ci ha formati, abbiamo fatto 3 anni di corsi, abbiamo 4 attestate, le 78 ore, abbiamo tutto. L'unica cosa è che il lavoro, che ci scavalcano sempre, non ce la facciamo più. Allora, c'è un diritto al nostro lavoro, no? Per quanto riguarda le ditte che ci sono in gara. Legalmente abbiamo tutti quanti il diritto insomma, di essere assorbiti, perché è un percorso, ripeto, che è stato insomma, fatto dalla Regione Campania. Non capisco la selezione della poca trasparenza, perché si doveva nominare pure l'ARPAL, che era un ente insomma, proprio per la trasparenza, e non si erano questi qua. Sì. I requisiti erano questi qua, che è il percorso formativo dall'orientamento e i 4 attestati di formazione professionale e poi il libretto, e abbiamo un libretto formativo della Regione Campania. Abbiamo presentato tutte le domande, insomma, e per la manutenzione stradale e per la manutenzione dei parchi urbani nella città di Napoli. E siamo stati esclusi e non sappiamo neanche la risposta delle stesse aziende vincitrici di questo nuovo bando di concorso che si riferisce ai fondi POC 2014-2020. È tutto finanziato per i residui insomma, di questi fondi che dovevano completare tutta la platea Isola. Vi chiedete un'integrazione, mi sembra di capire, se i fondi non vanno. Perché rivendichiamo il nostro diritto. Per chiedere il nostro diritto, all'integrazione al nostro progetto. Diritto, insomma, di occupazione lavorativa. Cioè. Lei ha ricevuto anche delle convocazioni che però non hanno avuto seguito. No, perché io sono stato anche convocato, però poi alla fine hanno chiamato altri, quindi ho anche qua l'email sul telefono che ti ho fatto. Ce la può mostrare? Certo, come no. Quale vuole vedere? Prima quella di questa qua, è l'ultima? Allora, questa qua. Verde Golfo che mi ha convocato, ecco qua. E poi faccio vedere quella di 2 anni e mezzo fa. Eccola qua. Vede? Cioè, io sono stato convocato 2 volte e 2 volte non sto al lavoro. Vorrei sapere qual è il motivo e come funzionano le cose. Solo questo.